Senta, questa B1 è un'emozione doppia, perché è arrivata proprio all'ultimo momento, quando magari non ci si credeva più a questo miracolo, a questo sogno. Sì, diciamo che nei mesi precedenti, facendo qualche riunione con la società, anche con gli amici sponsor, girava nell'aria la possibilità di questa B1, tutti entusiasti, contenti, ma la notizia non arrivava. Quando poi è arrivato proprio agli ultimi secondi, perché il 6 luglio scadevano questi ripescaggi, questi scambi di titoli, arrivata alle 11 di sera, a mezzanotte scadeva, quindi doppia felicità, arrivata la notizia, siamo ancora infatti in fase di festeggiamenti. Senta, cambia la categoria, però il gruppo rimane sempre lo stesso. Ma adesso come si guarda a questa categoria inedita per la Poseidon Crotone? Allora, il gruppo resta lo stesso, il gruppo, come si dice, di storia, il gruppo storico, ma ci sono dei nuovi innesti sia in dirigenza sia tra gli sponsor e soprattutto le ragazze. Abbiamo contattato 6-7 ragazze di categoria perché speriamo e puntiamo a una salvezza. Lei proviene dalla provincia di Reggio Calabria, poi approdata a Crotone, ma si sarebbe immaginata questa storia personale condivisa con i colori di questa squadra? Vedendo l'epilogo no. Quindi adesso sono contenta di aver dato per 20 anni sul campo da capitano il mio contributo per la città e per la squadra. Adesso da 2 anni da presidente spero di riuscire a portare sempre più in alto la pallavolo Crotone. E per un minuto si immagini di indossare ancora la maglia da giocatrice, cosa consiglierebbe alle atlete? Credo che il motivo che possa scatenare ancora di più una giocatrice per dare tutto quello che ha è attaccarsi a una squadra, a un gruppo, come diciamo sempre noi qui, noi siamo una famiglia, we are family in tutti i sensi, quindi proviamo a fare gruppo in primis e poi le cose vengono da sole.